Buongiorno, 2 giorni di lavoro dopo la seconda sconfitta consecutiva, probabilmente quella che fa più, anzi sicuramente quella che fa più male. Come ha reagito la squadra, come li ha visti in questi 2 giorni, se ha dovuto lavorare soprattutto dal punto di vista, diciamo, mentale, della psicologia di gruppo, come le sono sembrati i ragazzi, insomma? Allora, è un momento difficile perché chiaramente ci sono ripercussioni sotto l'aspetto mentale, però la squadra, diciamo, abbiamo parlato, abbiamo ragionato sia ieri che stamattina e li ho visti molto meglio rispetto alla partita della sconfitta di Monopoli. Questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché comunque è chiaro che bisogna guardare molto per quanto riguarda la prestazione di squadra. Secondo me da questa partita non è che siamo usciti ridimensionati oppure non all'altezza, perché come sotto l'aspetto della prestazione, come ho detto dopo la partita, la squadra ha dimostrato di giocare, ha dimostrato di essere brava nel evitare le pressioni della squadra avversaria, è riuscita a guadagnare sempre bene campo, è stato padrone della partita, diciamo, per tanti aspetti, e quindi questa è una cosa che bene o male dobbiamo diciamo mettere in evidenza, e l'abbiamo fatto, la squadra penso che l'abbia capito, però è chiaro che ripercussioni chiaramente mentali ci sono, ma dobbiamo in questo momento qua essere bravi e andare partita per partita da qui alla fine. Sono 7 partite da fare nel miglior modo possibile e speriamo che iniziamo subito a Messina un percorso importante per queste 7 partite. Buongiorno mister, non avrà a disposizione Brandoni e Martinelli, ma riavrà invece De Santis in difesa. Le chiedo, è orientato a, diciamo, confermare per quello che può la squadra che ha giocato contro il Bari, o sta pensando a qualche soluzione alternativa? Nello specifico mi riferisco al centrocampo. Ma sai, allora noi l'abbiamo sempre detto e in questo momento mi interessa molto la motivazione, mi interessa molto persone che hanno voglia di mettere in campo esuberanza, cattiveria, determinazione, quindi qualche cambio magari lo faremo, perché comunque è giusto che anche magari chi ha avuto meno possibilità di giocare dall'inizio, che magari ce l'hanno, però rimane il fatto che dobbiamo essere sempre molto competitivi, molto concentrati su tutto ciò che dobbiamo fare in campo. E però abbiamo bisogno di grande motivazione su questa partita, quindi di conseguenza vediamo un attimino di ragionarci bene da qua a domani per fare le scelte magari più giuste. Mister, buongiorno, andrete ad affrontare la peggiore difesa del campionato, una squadra che si deve salvare, quindi si passa da un eccesso all'altro. Ha parlato di qualche cambio, lei si aspetta qualcosa di più in termini numerici da chi entra? Mi spiego meglio, non a livello di, ovviamente, di carattere, perché il carattere ce lo mettono, però ha notato questa differenza tra quando comunque c'è da rincorrere il risultato piuttosto invece nelle partite nelle quali comunque la sua squadra era sopra, ad esempio contro l'Avellino, entrate in un modo, i giocatori, contro Potenza, anche contro il Bari stesso, contro il Monopoli, non ha trovato comunque un poco aspetto qualitativo da parte di chi entra? Ma guarda, il discorso, le partite sono sempre da analizzare, per esempio contro il Bari, è chiaro che nel secondo tempo il Bari ha cambiato modulo, non l'aveva mai fatto, ha messo 5 centrali difensivi, ha chiuso tutti gli spazi. Per chi subentra non è mai facile magari cercare di esprimere le proprie potenzialità, però l'importante è che hanno sempre dimostrato impegno, hanno sempre dimostrato applicazione, ecco perché, ma anche in base a questo è importante valutare anche qualche altro, magari la partita iniziata, per vedere un attimino
che se riescono a esprimere le potenzialità che hanno, perché anche chi è che non gioca, secondo me questa squadra qui i valori e le qualità ci sono per poter far bene, quindi mi aspetto una grande partita lì a Messina. Sì, mister, buongiorno. Non c'è dubbio che queste due sconfitte fanno male, fanno molto male al morale, insomma, anche nella mente dei giocatori, come sicurezza, tolgono quella sicurezza che in qualche modo era cresciuta nell'arco di sei vittorie. Però se vogliamo vedere proprio il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, sgomberano la mente in qualche modo da quello che poteva essere un miracolo di primo posto, e non in effetti ormai mi sembra che sia sfumato, e quindi da un certo punto di vista secondo me forse la squadra adesso potrà continuare quel percorso di cui lei insomma parlava prima, no? Un percorso di crescita proprio della squadra, del gioco, sul piano del gioco in vista in chiave ai playoff. Sì, io ho cercato sempre di, non ho mai parlato di classifica, non ho mai parlato di bare, non ho mai parlato di queste cose, proprio per cercare di evitare queste pressioni, però è chiaro che di conseguenza sono naturali, vengono naturali queste pressioni, ma il problema è stato proprio in questa partita, che c'è stato proprio tra le due squadre due situazioni mentali totalmente diverse. Noi venivamo da questa sconfitta di Monopoli che ci aveva tolto convinzione, sicurezza e libertà di cervello, mentre invece il Bari, con la vittoria all'Extremis che aveva avuto contro il Francavilla, aveva acquisito invece esuberanza, rabbia, decisione per l'obiettivo. È chiaro che in questo momento qua io ho sempre battuto e anche adesso cerco sempre di essere concentrati di partita per partita. E questo è il momento peggiore, l'ho detto prima, perché chiaramente si perdono tante sicurezze e tanti aspetti mentali, però dobbiamo far fede alla prestazione che abbiamo fatto, perché comunque se andiamo a vedere, nonostante la grande attenzione alla fase difensiva del Bari, abbiamo creato diverse situazioni che potevamo sfruttare sicuramente meglio. E adesso io mi aspetto effettivamente proprio quello che ha detto lei, nel senso che dobbiamo liberarci dalla mente, da tutti i problemi, tutte le cose, e pensare esclusivamente a esprimere le nostre qualità, le nostre potenzialità in campo. Adesso mi aspetto proprio una reazione, diciamo, bella, giusta dalla squadra, e si deve cercare adesso subito, immediatamente a Messina di rimettere le cose al posto giusto. Allora, per Messina pensa di poter farlo un po' di turnover, sì, anche per dare spazio, per dare minutaggio a chi ha giocato fino ad ora poco, in vista anche proprio di queste sette partite che saranno comunque da giocare in chiave playoff, da non perdere il secondo posto. Sì, ed è importante questo, perché bisogna vedere, io ancora non so qual è la migliore proprio formazione, diciamo, di questa squadra, perché magari chi non ha giocato può riservare delle sorprese, e questo io che mi auguro da questa partita di Messina, perché dobbiamo essere bravi a cercare di tirar fuori tutto ciò che abbiamo in squadra. E questa potrebbe essere una partita, diciamo, importante proprio sotto questo aspetto qui, e quindi qualcosa si cambierà, si cercherà di anche per risparmiare un po' di energie, per dare respiro magari a qualcuno che gli abbiamo tirato un po' il collo, però ripeto, la cosa importante è che dobbiamo essere molto molto competitivi. Mister, le chiedo se può essere quella di domani la prima di Iemmelo da titolare, poi come ha visto Maldonado al rientro, che mi è sembrato abbastanza pimpante, però lei ovviamente può dare un giudizio diverso, e quanto ci vorrà per vedere Rolando in campo per 5, 10, 15, un tempo? Allora, con Iemmelo dobbiamo fare un discorso, diciamo... Allora, Iemmelo è stato preso proprio in funzione, diciamo, di queste partite,
c'è stato un incidente di percorso purtroppo lì ad Andria che ha rallentato il suo reinserimento in squadra, soprattutto la sua entrata in condizione, perché comunque quell'infortunio di Andria ha modificato i piani che avevamo, perché ha rallentato un po' la sua crescita. Però è chiaro che è un giocatore che dobbiamo assolutamente recuperare al 100%, perché comunque lui c'ha tanta voglia di voler far bene, ha tante qualità per poter dare una mano a questa squadra, e quindi l'obiettivo che abbiamo è quello, perché poi dobbiamo arrivare alle partite importanti alla fine nelle migliori condizioni da parte di tutti, perché poi questa è la cosa più importante, perché c'è da dire che anche in questa partita siamo arrivati con alcune situazioni un po' a rischio, e ecco, non eravamo proprio liberi in tutto e per tutto, magari nemmeno sulle scelte, perché è stato fatto delle scelte particolari anche sulla linea difensiva, perché noi ci avevamo Gatti che non giocava da tantissimo tempo, non aveva i 90 minuti in campo, ci avevamo Martinelli che magari aveva recuperato dall'infortunio, ma chiaramente non è che stava nemmeno lui pronto per fare i 90 minuti, quindi di conseguenza abbiamo dovuto gestire un po' questa situazione, e quindi è importante adesso in queste 7 partite rimettere tutto a posto. Rolando si trova un po' più indietro sotto l'aspetto della condizione, perché ha fatto una settimana piena con la squadra, però l'obiettivo è anche quello di recuperare lui, perché è sempre un giocatore molto molto importante per questa squadra, e quindi il lavoro che si sta facendo è proprio in funzione di tutto ciò. Maldonado che ha ripreso, l'abbiamo visto quasi un tempo in campo, penso che abbia dimostrato le qualità tecniche che ha, e adesso bisogna verificarlo magari con più continuità per vedere se ci riesce a dare quella qualità di cui ancora di più abbiamo bisogno.